anche una vera e propria professione. Vi mostriamo delle creazioni davvero originali. Ora guardate cosa sono capaci di realizzare gli artisti del palloncino. Da Firenze l'inviata è Donatella Scarnati. Artista del palloncino vuol dire che per noi non è un'arte, è una filosofia di vita. Noi viviamo con i palloncini, cammini e dormiamo pure con i palloncini e pensiamo con i palloncini. Benvenuti nel mondo della fantasia. La balena ti accoglie a bocca aperta, i suoi occhi sorridono, ti invita ad entrare, scavalchi i suoi denti, ti trovi in compagnia di un'infinità di piccoli pesci colorati. La fiamma della candela si muove, sembra vera, il gatto strizza l'occhio al fotografo, la barboncina è molto snob con il piccolo bassotto al guinzaglio, la principessa con lo splendido abito bianco cattura l'attenzione delle bambine. E c'è pure un'immensa tarantola, a lei la medaglia d'oro del campionato internazionale che si è svolto a Firenze. Sculture, rigorosamente di palloncini. Per realizzare Pinocchio ne sono stati usati 2500, per Gatto Silvestro 1800, per I colori nel vento 1500. Dietro c'è anche uno studio, perché bisogna comunque fare una struttura, pensarla, provare. Quanto dura una scultura del genere? Una scultura del genere tenuta in ambiente a temperatura normale può durare anche più di un mese e mezzo tranquillamente. Ma allora noi utilizziamo dei palloncini biodegradabili, di conseguenza sono abbastanza buoni nel manipolarli. L'abilità piano piano, con tanta pazienza, seguendo dei corsi, si può raggiungere. La fantasia non deve mancare e anche un po' di follia, perché cioè, non bisogna mai diventare adulti. Cambiamo argomento, non è solo una grande opera pubblica.